Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. Questa settimana siamo a Teramo, ai piedi del Gran Sasso, in Abruzzo. La torre che vedete, alta 50 metri, è il simbolo della città. Trattasi del campanile della cattedrale, le cui origini risalgono al XII secolo. Situata nel centro storico, al termine del corso principale, la chiesa, caratteristica per le sue due facciate, è tra i monumenti di interesse nazionale. Da questa città, ancora una volta, grazie al supporto del progetto Policoro e quindi della Chiesa, vi faremo ascoltare un'interessante testimonianza di lavoro. Parleremo di comunicazione. Andiamo a conoscere il protagonista del giorno. Come ti chiami? Giustino Perilli. Di dove sei? Di Teramo, in Abruzzo. Che lavoro fai? Sono un imprenditore nel campo della comunicazione. Il tuo motto? Comunicazione per vocazione. Benvenuto Giustino. Grazie. Partiamo proprio dallo slogan che abbiamo appena ascoltato. Comunicazione per vocazione. Vocazione lascia intendere quindi una risposta, una chiamata, ecco, questo tipo di dialettica. Quindi una missione. Sì, comunicazione per vocazione, nel senso che ognuno di noi ha nella vita un punto d'incontro con la struttura più profonda del proprio io, quindi ci si realizza facendo cose, lavorando. Il lavoro è proprio un'attività creativa voluta dal Signore per l'uomo e per la sua crescita. E quindi è importante far coincidere la vocazione che uno ha, quindi la predisposizione che ognuno di noi ha nella realizzazione della propria vita, con un'attività professionale. Quindi bisognerebbe cercare, è quello che abbiamo cercato di fare noi in questa azienda, di avvicinare il più possibile la passione con un lavoro professionale che la società ci chiede e quindi ci permette poi di vivere. E quindi voi fate della vostra missione un'azione comunicativa, un'azione educativa. Il linguaggio dominante sembra essere quello dell'immagine. In una società che fa dell'apparenza ormai il linguaggio dominante, credo che sia una bella sfida. Sì, nel nostro caso parliamo di comunicazione che ci viene chiesta da enti, aziende, strutture che sono professionali, quindi parliamo comunque di un'attività professionale che viene sviluppata attraverso poi un percorso legato al know-how e alla formazione che va avanti nel corso degli anni. Quindi c'è un'immagine, una comunicazione improvvisata, che è quella che si cerca anche così di veicolare sui social e sui media, e poi ci sono i professionisti della comunicazione. Sì, a proposito di questo, ormai l'invadenza del digitale, no, sembra aver modificato un po' la vecchia impostazione, e quindi mettendo in discussione pure quello che potrebbe essere il concetto di comunicazione di massa, e quindi sembra che un po' tutti, grazie al digitale che arriva a noi attraverso strumenti a portata di mano, possono diventare videomaker, come grafici, come registi o anche a volte come attori di un prodotto che si producono da soli. Sì e no, nel senso che poi c'è sempre l'aspetto professionale, nel senso che chi si improvvisa si vede che si improvvisa e quindi ha un bacino d'utenza che è limitato all'improvvisazione, mentre invece gli operatori professionali lavorano chiaramente nel mondo professionale. Ma c'è un aspetto che vorrei sottolineare, il fatto del digitale, cioè gli strumenti della comunicazione cambiano in maniera costante, anche repentina. Pensiamo a quello che accade su internet con le app, cioè sono comunque evoluzioni recentissime.
Uno dei nostri segreti è proprio quello di comprendere e capire quelle che sono le esigenze del mercato e quindi prepararci prima che il mercato chieda un nuovo canale comunicativo, noi professionalmente cerchiamo di essere già pronti per offrire quel nuovo canale comunicativo. Quindi il lavoro non è più l'acquisizione di una competenza fatta una volta per tutte e poi si va avanti nel corso della vita professionale, ma è un lavorare imparando e un imparare lavorando. Ed è questo l'unico segreto e l'unica possibilità che abbiamo di essere sul mercato, chiaramente. Senti, l'accesso alla rete e quindi ancora una volta l'utilizzo di questi software o altri strumenti un po' a portata di mano, giusto per incoraggiare un po' i giovani che ci ascoltano, potrebbe essere un'opportunità con la dovuta formazione, preparazione. Sì, assolutamente sì. Oggi c'è un accesso alle competenze e alle conoscenze che già 15-20 anni fa assolutamente non esisteva. Però rispetto a questo discorso è importante sottolineare come per avviare un'attività lavorativa o per essere poi dei lavoratori che possono avere delle opportunità, nel mondo del lavoro, non è tanto importante le competenze che si hanno, quelle formali, quelle formative, ma quanto le soft skills, cioè quelle capabilities, quelle capacità che sono legate alla capacità di stare, di lavorare nel team, la flessibilità, il dinamismo, la capacità di gestire l'imprevisto e l'incertezza. Ecco, io se dovessi dare una definizione del lavoro, se uno mi chiedesse che cos'è il lavoro, io risponderei senza dubbio è la capacità di gestire l'imprevisto e l'incertezza. Giustino, scavando nella tua rete, no? Andando un po' ad osservare, a guardare il vostro sito online, il sito web, si scopre questo altro piccolo mondo Cattolico. cattolico. Di cosa si tratta? Il Piccolo Mondo Cattolico è un'associazione Onlus che diciamo opera in sintonia con la nostra azienda, nel senso che la nostra azienda è il primo benefattore della nostra Onlus. L'impegno è legato principalmente alla possibilità di attivare dinamiche che possano sprigionare frammenti di bene comune e quindi attivare minoranze profetiche, dare una mano a giovani che si vogliono mettere in proprio, vogliono avviare un'attività e allora questo mi porta spesso a viaggiare, a fare testimonianze e consulenze. Questo ci rimanda al progetto Policoro. In che Certo. rapporto siete, come vi ha supportato, come ha supportato la vostra azienda e come entra in dialogo poi con questa realtà del piccolo mondo Sì, cattolico? noi siamo un gesto concreto del progetto Policoro sia per l'azienda Master Grafica che per la Onlus e secondo la definizione che è stata data nel 2015 in occasione del 20° anniversario della fondazione, noi rientriamo nel progetto Policoro perché la nostra realtà, la nostra azienda si è scoperta, diciamo, aderente alla dottrina sociale della Chiesa. E quindi abbiamo conosciuto il progetto Policoro in un secondo momento, non quando siamo nati, e questa aderenza ha permesso che noi ci siamo avvicinati e siamo gesti concreti. Questo è uno dei motivi per cui anche tante realtà del centro-nord si stanno avvicinando al progetto Policoro, cioè aziende che già esistono e che si scoprono essere aderenti al manifesto del progetto Policoro. Qual è il manifesto del progetto Policoro? Il manifesto del progetto Policoro è incidere in maniera positiva nella società civile, nell'impegno aziendale, nell'impegno anche lavorativo e produttivo, per poter ricordare a tutti che al centro di ogni attività professionale, commerciale, industriale, aziendale c'è sempre l'uomo, quindi un'anima immortale e la cui dignità è assolutamente prioritaria rispetto a tutte le altre dimensioni, soprattutto a quelle commerciali e economiche, come ci ricorda spesso Papa Francesco. Giustino, a proposito della dottrina sociale, abbiamo intervistato il tuo vescovo e che ci ha detto qualcosa proprio in tal senso. Vediamo questo piccolo clip. Va bene. Sì, l'esortazione apostolica
di Papa Francesco rivolta come forma, sotto forma di lettera ai giovani è un momento importante di riflessione per tutta la Chiesa che da sempre è impegnata nella riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa, però a partire dall'esperienza giovanile e dalle problematiche giovanili diventa sempre più urgente che la dottrina sociale della Chiesa dia indicazioni importanti non soltanto sul piano dell'evangelizzazione, ma anche sulle possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro perché possano valorizzare quei talenti a cui Papa Francesco tante volte ha richiamato perché i giovani possano essere protagonisti nella storia. E mi sembra che un aspetto importante, anche a partire dalla luce della dottrina sociale della Chiesa, aiutare i giovani ad acquisire una nuova capacità imprenditoriale. Credo che la società contemporanea, in questa fase anche abbastanza complessa, in cui ci sono nuovi equilibri da ricostruire sul piano sociale, sul piano economico, sul piano anche politico, è importante che la Chiesa si impegni sempre di più ad aiutare i giovani a sapere investire le proprie capacità per costruire insieme imprese, non soltanto le imprese familiari, ma anche quelle imprese nelle quali i giovani saranno chiamati ad offrire il proprio contributo e la propria competenza. Ed è per questo che diventa sempre più importante che la preparazione dei giovani oggi non sia soltanto orientata a una capacità informativa o a una capacità di innovazione tecnologica, ma sia soprattutto orientata alla conoscenza, perché sarà la conoscenza che permetterà ai giovani di saper affrontare le situazioni sempre più complesse e acquisire sempre di più prospettive nuove di imprenditorialità che permetta ai giovani di poter costruire le realtà lavorative dove si troveranno, sia a livello dirigenziale, ma sia anche a livello di partecipazione alla costruzione dell'impresa. Devono essere aiutati e sostenuti nella comunità cristiana perché insieme a loro c'è il Signore che li aiuta ad essere capaci di animare cristianamente, assumendosi le proprie responsabilità, perché siano non soltanto fruitori, ma anche soggetti attivi della costruzione di nuove imprese che favorisca la partecipazione e soprattutto l'inserimento di nuovi posti di lavoro di tanti giovani. Quindi, concludendo, rivolgiamoci ai giovani, che sono i protagonisti loro forse del nostro programma. Cosa ti sentiresti di dire loro? E ti rilancio la domanda, chi è il giovane che può bussare alle porte del progetto Poricoro? Allora, i giovani tutti, tutti possono bussare alle porte del progetto Policoro. La prima fase è quella di fare discernimento, quindi capire qual è la propria vocazione, quindi qual è il proprio mestiere, il proprio lavoro, quale può essere il proprio posto nella società. Poi, se alcuni sentono anche la voglia o si rendono conto di avere anche il carisma di poter essere dei professionisti o degli imprenditori della loro competenza strategica, del loro lavoro, possono senza dubbio fare un passo in avanti. Io, andando un po' in controtendenza rispetto ad alcune iniziative legate al microcredito, vi racconto qual è stato il mio microcredito, nel senso che quando io sono partito avevo fatto per tanti anni il cameriere e avevo messo da parte dei soldini, quindi il mio microcredito è stato il mio lavoro. E questo perché poi si rischia di partire con un'iniezione di fiducia dall'esterno, rischia questo di essere un detonatore di potenzialità rispetto alla capacità di comprendere come a fine mese non si è liberi dall'esito e quindi i conti devono tornare. Se siamo partiti con delle risorse che vengono all'esterno del lavoro, all'esterno del proprio impegno, si rischia poi di sottovalutare l'esito, e cioè la sostenibilità. Bene, Giustino, adesso è il momento della visita dell'azienda. Sì, Se volentieri. ci porti in giro a visitare il tuo mondo. Molto volentieri, così quel noi di cui abbiamo parlato possiamo condividerlo. Grazie.
Rieccoci in studio, bellissima la tua azienda, Giustino, e è il momento del tutorial tanto atteso dai nostri telespettatori. Quale conoscenza ci trasmetterete? Sì, le competenze strategiche che esprimiamo sono numerosissime, possiamo vedere solo una piccola parte, una piccola porzione. Come nasce? Da un'idea, grafica, un manifesto di comunicazione, in questo caso per una mostra di un artista abruzzese. Bene, la nostra è una realtà che si occupa a tutto tondo di comunicazione. Le competenze strategiche che esprimiamo sono molteplici e questo è uno dei nostri punti di forza. In questo momento stiamo vedendo la creazione di un manifesto, di un layout grafico che verrà utilizzato per una mostra di un'artista abruzzese molto conosciuta e che sarà questa mostra allestita in diverse città in Italia e anche all'estero. Quindi noi abbiamo comunque una committenza che è poi chi organizza chiaramente l'evento e si rivolge alla nostra azienda per chiedere una consulenza grafico-comunicativa rispetto a quelli che sono poi gli strumenti da attivare per far conoscere e per divulgare l'evento. E quindi il manifesto è solo una delle tante strategie comunicative che si attua. Certamente oggi c'è una comunicazione forte anche sui media e sui social, quindi una digital communication, però anche gli studi recenti sulle attivazioni delle dinamiche centrali e periferiche del recepimento comunicativo da parte delle persone, si è notato che il manifesto stampato e di quelli che si vedono poi sulle strade assolutamente c'è bisogno e ha ancora una fascia ampia di validità. E si lavora con vari programmi, tendenzialmente si utilizza un po' in tutto il mondo la suite di Adobe, in questo caso è Illustrator, e chiaramente poi c'è la creatività del grafico, dell'operatore, che io definisco anche un artista per certi versi, perché poi è chiaro che attivare il giusto progetto comunicativo in un manifesto 70-100, avere bene in mente quali sono poi le 5 W della comunicazione, quindi chi, dove, come, quando e perché, all'interno di un percorso grafico interessante, certamente c'è il tocco della risorsa umana. Infatti qui uno degli aspetti che mi preme sottolineare è come in un paese a forte industrializzazione come quello italiano, chiaramente i lavori creativi sono quelli che vanno assolutamente incentivati rispetto al lavoro ripetitivo e alla produzione massiva, dove ci sono altri paesi, altri contesti nel mondo che ci battono sul prezzo. Ma sulla creatività, avendo noi una lunga storia di geni e di artisti, non abbiamo rivali in Italia. E quindi, carissimo giovane, se posso dare un consiglio, è quello di lavorare sulla creatività, innanzitutto. E andiamo sotto per vedere poi in produzione come un'idea che viene realizzata viene poi anche stampata. Il layout grafico che abbiamo visto sopra negli uffici dei grafici poi prende forma e prende corpo attraverso numerosi canali e numerose tipologie. In questo caso, giusto a titolo esemplificativo, vediamo come c'è la stampa, come avviene la stampa di un manifesto, e che poi verrà affisso per le vie della città. E in questo caso siamo davanti a un plotter che stampa su carta e c'è la produzione di questi manifesti in formato 70x100 centimetri, ma con questo tipo di macchine si possono fare anche i poster e le gigantografie che sono 6 metri per 3. Il plotter ha ricevuto l'input dal server e inizia la stampa del manifesto. Avevamo visto che il colore era molto saturo perché era sul fondo nero, quindi diciamo, ha bisogno di un po' di tempo per andare in stampa. In realtà la carta stampata oggi può essere veicolata attraverso due tipologie produttive, quella digitale, come in questo caso, e quella offset che è una tecnologia matura che si utilizza già da diversi decenni. E la tecnologia offset
permette di fare grandi quantità, quindi se di un manifesto se ne devono fare 200 copie, 500 copie, 1000 copie, allora si stampa in offset e poi andremo a vedere anche nel reparto offset. Mentre invece con la stampa digitale si possono fare 50, 100 copie, ma soprattutto si può gestire il dato variabile, nel senso che 100 manifesti in digitale possono essere fatti tutte e 100 diversi, con un numero, con un nome, con una numerazione. E quindi un altro elemento che emerge rispetto poi all'analisi che abbiamo fatto sopra, sopra abbiamo parlato di creatività, adesso qui parliamo di dato variabile, cioè in una società liquida dove c'è una forte flessibilità, una forte domanda, un forte bisogno di flessibilità, il dato variabile è importante perché si possono accontentare le esigenze del cliente che sono anche diverse, perché uno vuole fare 1000 inviti per un concerto nominativi con i nomi e quindi la stampa del dato variabile. Il manifesto è stampato e adesso va tagliato. È un'operazione manuale, insomma, ecco. E poi arrotolato e verrà portato all'ufficio affissioni. Rieccoci, bellissimo Giustino, e credo sia stato molto interessante pure per i nostri ragazzi che ci seguono. E siamo ai saluti, ai ringraziamenti, ti ringraziamo per averci accolto. Se te la senti di lanciare un ultimo messaggio ai giovani. Sì, sono io che ringrazio voi chiaramente. Noi abbiamo un altro slogan oltre a comunicazione per vocazione, di solito lo mettiamo nella firma della mail ed è andiamo avanti con entusiasmo e con il sorriso. Ecco, l'entusiasmo certamente è, diciamo, fa parte dell'impostazione della giornata, insomma, il sorriso è gratuito. E quindi penso che ognuno di noi possa donarlo alle persone che incontrano. E quindi io vi lascio con un sorriso.